Ciao a tutti agenti, qui è Splash e bentornati su The Guardians. Oggi finalmente torno con un video su The Division, con un video abbastanza particolare in realtà. Sigla! Come tutti i giocatori di The Division già sapranno, con l'ultimo DLC uscito, tutte le divise, anche quelle vecchie ed ormai obsolete, sono state portate al cap massimo di punteggio, ovvero il 268. In questo modo abbiamo quindi la possibilità di utilizzare un numero di gear set molto maggiore rispetto a quello che accadeva precedentemente. Prima di tutto per variare spesso la build utilizzata dal nostro personaggio ed in secondo luogo per giocare anche in modo diverso a seconda dell'attività che andiamo ad affrontare, ma sinceramente anche per non annoiarsi troppo, insomma cambiare un po' fa sempre bene, no? Ma quindi da dove nasce questo video? Beh ragazzi, vi dirò una cosa, la mia divisa preferita su The Division è sempre stata e rimane attualmente quella dell'assalitore, veramente bella sia per estetica che per funzionalità e talenti. C'è solo un piccolo problema, ai tempi del primo aggiornamento, quello dove fu introdotta la prima incursione e anche i gear set stessi, io droppai già tutti i pezzi di questa divisa, ma ora cosa dovrei fare per averli con il punteggio massimo? Beh, semplice, dovrei cercare attività dopo attività, incursione dopo incursione, sotterraneo dopo sotterraneo, di ridroppare tutti i pezzi di questo set, che io già possiedo tra l'altro, come vi dicevo prima. E quindi questo mio problema come potrebbe essere risolto? Beh, la mia idea è stata presa pesantemente da un altro gioco, ovvero Destiny. Per chi gioca Destiny sa come funziona il livello. Abbiamo un livello di luce che dipende da tutti i pezzi equipaggiati dal nostro personaggio. Ma fortunatamente, in questo caso, quando abbiamo un pezzo ottimo, di cui magari ci interessano i perk e le statistiche, ed un altro con una luce più alta, c'è questo meccanismo chiamato infusione, che ci permette di far salire di luce appunto il pezzo con le statistiche che ci interessano. Questo è quindi il mio consiglio che do agli sviluppatori. Ma perché non introdurre un meccanismo del genere? Sia per le divise sia per le armi la troverei un'idea veramente interessante. Si risolverebbe prima di tutto il mio problema dei pezzi dell'assalitore, così come tanti altri, così come per tutte le altre divise, ma anche per le armi ragazzi. Perché se trovo un G36 con dei talenti che mi interessano, ma magari non lo so, è a 204 di punteggio, non posso infondere sopra un'altra arma e portarlo a 229? Io ragazzi ho veramente tantissime armi a 229, mitra, pompa, che non utilizzo mai, che stanno a prendere la polvere nel mio inventario e molto spesso le devo o smantellare o andare a vendere perché appunto non ho più spazio. Così come accade con i gear set, perché ho già dei doppioni, ad esempio mi è capitato l'altro giorno un doppione del Dead Eye a 268, avevo due pezzi della fondina della stella solitaria a 268 e uno mi toccherebbe venderlo perché appunto non posso infonderlo magari su una fondina dell'assalitore e portarla a 268 invece che tenerla lì a 191 e abbassarmi il punteggio se voglio utilizzare quella divisa. Io ragazzi non so cosa ne pensate di questa mia idea, ma la trovo veramente necessaria, tra l'altro poi è un'impostazione molto da MMO, quindi penso che anche in The Division debba e possa essere applicata. Capisco che molti nei commenti mi potranno dire, anche giustamente, che così si perde il divertimento di cercare e trovare pezzi migliori, di giocare per migliorare il proprio equipaggiamento eccetera. Io questo ragazzi lo capisco, però non si possono nemmeno farmare milioni e milioni di attività per trovare il pezzo perfetto, perché io magari ho un pezzo dell'assalitore che già è perfetto così come roll, come talenti eccetera, ma è solo al 191 di punteggio. Basterebbe tirare sul punteggio e sarebbe perfetto così com'è. Ovviamente ragazzi, ve lo ripeto una seconda volta, capirò quelli che mi diranno che è un'idea sbagliata per loro. Però vi ripeto anche questo, io la trovo una scelta davvero necessaria, anche in vista degli altri aggiornamenti dove verranno aggiunti armi, pezzi, divise, set, eccetera, quindi anche per il futuro. E voi cosa ne pensate di questa mia idea? Mi raccomando, soprattutto fatemelo sapere qui sotto con un commento. Io vi ringrazio per essere arrivati fino a qui, mi raccomando lasciate un like, iscrivetevi al canale e seguiteci su tutti i social network.
Network, di cui trovate i link in descrizione. Per ultima cosa, ragazzi, vi informo o vi ricordo, per chi ci segue già da un po' di tempo, che attualmente sul canale c'è il contest per i nostri 500 iscritti. Trovate il video qui sul canale, dove appunto al vincitore regaleremo una copia del nuovo DLC di Destiny, I Signori del Ferro. Quindi per chiunque sia interessato si vada a vedere anche quel video. Io vi ringrazio ancora una volta per aver visto questo video. Mi raccomando, agenti, noi ci vediamo alla prossima. Enjoy!